Prego. Allora, la Cassazione non potrà non tener conto delle parole del Premier, è così? Non precisamente, nel senso che le parole del Premier rafforzano quelle che erano che era il senso, l'interpretazione che i comitati promotori avevano dato dell'emendamento votato un paio di settimane fa della legge ancora in approvazione che dovrebbe abrogare le norme sul nucleare del 2008-2010. Dico che rafforza l'interpretazione perché da quell'articolo, che è l'articolo 5 della legge di conversione, mentre dai commi 2, dal 2 al 7 si evinceva l'abrogazione delle leggi del 2008 e 2010, il primo e l'ottavo comma mettevano un caveat, cioè soprattutto nella prima parte del primo comma si diceva che in attesa che l'Europa avesse detto, in attesa che non ci fossero stati dei miglioramenti in ordine di sicurezza, si procedeva all'abrogazione. E quindi il senso, lo spirito, i principi, diciamo noi giuristi, di questa legge che sta ancora in abrogazione non si distaccano dai principi che caratterizzano la legge del 2008 e del 2010. In sostanza, come è stato detto da molti, si tratta di una moratoria, per quanto provvisoriamente vengono abrogate le norme del 2008 e 2010. Questo fa ritenere che la Corte di Cassazione potrebbe non bloccare lo svolgimento del referendum. Insomma, Silvio Berlusconi, magari anche senza volerlo, ha dato una mano a voi, promotori di referendum. Certamente, è proprio così, perché lui, che sa bene come stanno le cose, ha detto una volta tanto la verità, ha detto che non si trattava di abrogarle ma soltanto di metterle da parte, magari facendo aspettare qualche mese e poi ritentandolo. E quindi i principi della legislazione che il comitato promotore del referendum sul nucleare voleva abbattere, restano ancora in piedi, e questo è importante, perché la Corte Costituzionale nella sentenza 68 del 1978 disse che per bloccare un referendum bisogna che la legislazione, la legge abrogatrice che interviene, non soltanto deve eliminare le norme precedenti in vigore, ma deve anche andare contro lo spirito della legge che intende abrogare. In questo caso invece non va contro lo spirito, perché anzi lo mantiene. Senta, a questo punto l'opposizione fa un appello in qualche modo, soprattutto alla Cassazione, affinché non blocchi il referendum. No, ma queste cose io da giurista dico che bene che non lo fanno. La Cassazione, come la Corte Costituzionale, non devono essere destinatari di appelli, ma devono essere soltanto destinatari di memorie, di cose scritte, quindi non mischiamo la politica con queste cose. È il ragionamento che ho fatto finora, contrariamente a quello che si è detto, visto su qualche giornale, non sono ragionamenti da politico, ma sono ragionamenti di giuristi che si basa sui principi di questa legge, che non contrastano con quella che dovrebbe abrogare. Senta, a questo punto, se la Cassazione dovesse comunque alla fine decidere di bloccare il referendum, cosa ne sarà del piano nucleare italiano? Se blocca il referendum? Sì. Se blocca il referendum, il governo, se vuole, fra un paio di mesi rimette in vigore le norme che adesso ha abrogato. Io ringrazio moltissimo per averci chiarito questa posizione, soprattutto che cosa prevede la Cassazione. Professor Alessandro Pace, costituzionalista e difensore dei referendum del 12 e 13 giugno. Grazie per essere stato con noi.